il vento e le antenne. Chi altro se non lui pensa ad accarezzarle? Comprensivo del loro esilio, passa fra di loro, sussurrando conforto. Delicato ed avvolgente, pensa a loro, le orecchie della città, che non dormono mai, ma che ascoltano in silenzio le storie di tutti noi. Buongiorno signorina, sono della Valentine ST. Ho qui un biglietto d'amore per lei da parte di Onofrio Iettarellini. Chi? Onofrio Iettarellini. Mi dispiace, non conosco nessun Onofrio Iettarellini. Senta, ma non voleva sapere manco no. Chi... Senta signorina, io il biglietto io lo devo consegnare, fa parte del mio lavoro. L'indirizzo sulla busta è lo stesso, è indicato... Smetta di importunarmi con le sue maniere giarresche! Se non se ne va subito io chiamo la polizia, ha capito? Guardi che ne sono capace, ha capito? Felicetta, mia cara, senza di te mi sento solo, solo senza scopo. Una lettera accentata in un mare di vocali e consonanti senza accento. Anche se qui ho i miei studi e quei tanti amici, che valgono ben poco, mi mancano i tuoi capelli, i tuoi denti. Sicura che non vuoi accettare il mio invito? Pensaci, seriamente. Intanto rimango per sempre il tuo Onofrio. Il vento e i soffioni, confusi, contenti, volati da lui, la loro esistenza basata sul suo arrivo. Che li libera dalla terra. Loro, gli esseri più leggeri di essa, in sua attesa per poter svanire nella più dolce morte possibile. La loro meta decisa da lui, grande padre vento, che scrive nell'aria il loro destino.
soltanto loro gli stanno dentro. Loro gli stanno dentro. Con lui fanno il giro del mondo, completamente avvolte nel suo lenzuolo d'aria. Visitano posti lontani e vicini e ignoti, spazzate via come carta e tempo. Lui muove il loro fermo pur non esistendo, fischiando e borbottando segreti di chissà chi, come miei, che confido in lui, sperando che arrivino un giorno a qualcuno che li saprà decifrare e sapere di me.